Perfetto, vi annuncio in via ufficiale che la registrazione è avviata come al solito. Che cosa facciamo? Allora, onestamente, per aprire l'anno non volevo entrare subito dritto a gamba tesa sulle nostre tematiche senza fare un quadro generale di quella che è la situazione che affrontiamo. Quindi, onestamente, l'inizio di un nuovo anno deve essere anche un momento per fare un punto della situazione dal mio punto di vista. E quindi vi propongo anche un piccolo excursus di quello che è il mercato oggi, dove stiamo andando, per cercare di interpretare al meglio quelle che sono le esigenze e soprattutto essere bravi a costruirci quelle che sono le competenze che diventeranno necessarie. Magari in questo momento per voi è un argomento che vi sfiora soltanto, perché siete ancora nel percorso di studi, però vi garantisco che sarete voi a dover vivere in questo mondo dell'allenamento, mondo dello sport, che è falcidiato in questo frangente, lo sappiamo tutti quanti. E quindi non volevo andare dritto subito saltando a piedi pari la situazione senza fare una piccola parentesi a riguardo di quello che sta succedendo. Intendo dire palestre chiuse, impianti sportivi chiusi, insomma, un'attività che ci mette abbastanza in ginocchio e soprattutto, come vedremo nei numeri che vi porto, sicuramente non è un quadro, tra virgolette, felice, ma sicuramente un quadro che può fornire delle opportunità. Poi iniziamo a parlare di quello che sarà fondamentalmente la solita parte metodologica per gestire meglio un frangente delle sedute d'allenamento e poi ci addentriamo sulle parti tecniche, se ne avremo il tempo, per proseguire nel nostro modulo della pallavolo. Direi che possiamo iniziare con la presentazione. Condivido il mio schermo. Solito richiesta di check. Vedete le slide? Yes. Benissimo. Allora, perfetto. Ragazzi, situazione attuale. Allora, prima cosa, dobbiamo necessariamente conoscere il mercato in cui ci rapportiamo. Dobbiamo sapere che cosa sta succedendo. Non importa se in questo momento siamo studenti, stiamo creando il nostro background per un futuro da professionisti, ma qui noi andremo a lavorare. Qui noi avremo l'esigenza, per chi ovviamente lo fa con un certo tipo di taglio, di ritagliarci una quota, una fetta di mercato per poter fare la spesa, per poter mangiare. Quindi non possiamo ignorare quelle che sono le situazioni attuali, odierne, giornaliere che ci vengono poste davanti. Non intendo unicamente il discorso prettamente legato alla pandemia, chiariamo. Quello è stato un acceleratore, quello è stato sicuramente una situazione che ha messo in luce tutte quelle che sono le limitazioni del nostro. Diciamo del nostro gruppo di professionisti, della nostra categoria, però bisogna sapere che cosa succede e non è soltanto un motivo sotto il punto di vista, diciamo, prettamente, diciamo, sotto il profilo marketing, ma è proprio una questione non solo tecnica, ma soprattutto etica, etica inteso come legata alla passione
che ci dovrebbe guidare all'interno del pianeta sportivo, all'interno di quello che è il vostro percorso di studi, il vostro, diciamo, tendere a voler diventare dei professionisti delle scienze motorie, ed essere assolutamente consapevoli di quelle che sono le condizioni. Periodo storico non facile, però di fatto stiamo vivendo una pagina di storia. Stiamo vivendo una pagina di qualcosa che rimarrà negli anni. E da questi momenti, se lavoriamo con consapevolezza, possiamo e dobbiamo, secondo me, e questo è il motivo per cui vi propongo questa riflessione, dobbiamo assolutamente produrre un certo tipo di sforzo per posizionarci a un nuovo livello di professionalità, a un nuovo livello di percepito di esigenza nostra sul mercato e a un nuovo livello di consapevolezza per quanto riguarda le esigenze del mercato stesso. Ora, in questo momento probabilmente parlo più da tecnico, da vostro collega, forse un po' più esperto, che non da professore. Però credo che il concetto debba essere per forza trasversale e sarete voi, nel vostro futuro, a doverlo condurre con grande responsabilità nei confronti della passione che spero che leghi ognuno di voi al mondo dello sport. Ecco. E appunto, dobbiamo conoscere il nostro prodotto, quindi dobbiamo essere capaci di sapere qual è la nostra competenza, capacità, sapere qual è l'incidenza del nostro intervento, per essere responsabili, quindi capacità, abilità di fornire una risposta in nome della nostra passione. Questi sono dati del 2012. Un bambino su 5 è sovrappeso e quasi uno su 5 diventerà obeso. Una bambina su 4 è sovrappeso e una su 5 e diventerà probabilmente obesa. Siamo la popolazione più grassa d'Europa, inteso come popolazione infante, dai 2 ai 9 anni, come potete vedere. Questi sono studi pubblicati, roba ufficiale, statistiche ufficiali, non sono numeri inventati. E se nella nostra testa abbiamo da dire, vabbè, ma il mio mercato non è quello dei settori giovanili, ma è quello dell'età adulta, beh, vi pongo quest'altra riflessione, sempre di uno studio assolutamente pubblicato e ufficiale, condotto su 2.120 persone, 2.120 soggetti finlandesi, che sono stati seguiti da 5 mesi di età fino ai 31 anni, probabilmente uno degli studi più longevi sotto il punto di vista del monitoraggio di quello che succedeva in funzione dello sviluppo della composizione corporea. Quindi cosa significa? Se nella nostra testa diciamo, vabbè, ma adesso tanto i bambini sono grassi, ma poi si sistemeranno, avranno il tempo di mettersi in condizione, di mettersi in forma, c'è stato uno studio condotto su 2.000 persone che ci dà un riscontro per quello che succede percentualmente a quel gruppo di giovani. Cioè da 5 mesi l'analisi e poi cosa succede a tendere dopo 30 anni. E vediamo che in questo susseguirsi circa il 95%
percento dei bambini che erano sovrappeso restano tali. Cioè 2 su 3 rimangono sovrappesi in età adulta. 1 su 3 diventa obeso e 1 su 4 incorre in una problematica di sindrome metabolica in età adulta. Quindi è evidente come da questi numeri preoccupanti noi abbiamo una grossa responsabilità su un intervento educativo fin dall'età più giovani, più giovanili, più quelle che probabilmente in questo momento ci rendono, ci vedono protagonisti in termini di applicazione e ci chiedono probabilmente un intervento molto più serrato, molto più importante, molto più determinato in funzione di quello che è lo stato attuale delle cose. Perché? Perché se anche non mi occupo oggi o non mi voglio occupare, perché poi non è detto che uno debba per forza per tutta la vita lavorare con i giovani, le età diciamo più verdi di quelli che sono i percorsi sportivi, si denota in maniera chiara e lampante che il percorso a tendere è quello di mantenere uno stato non adeguato di salute. Non è una questione di tipo estetico, è una questione di tipo salutistico. Oggi come oggi, che il tema della salute diventa determinante, noi siamo messi in secondo piano, in maniera, noi inteso come appunto sezione di lavoro, di intervento per quanto riguarda il movimento, per quanto riguarda l'attività fisica, a riguardo di quello che sono i riscontri in termini di salute, di prevenzione dai danni provocati da quello che ormai sappiamo benissimo cosa sia. Però il punto dov'è? Che questa cosa qui noi non la facciamo da tempo. È per questo che in questo momento noi siamo stati messi ai margini. E dobbiamo costruire competenze, qualità, determinazione, passione, cultura dello sport per chi ci incontra e poter far sì che questo messaggio venga sostenuto e portato avanti. Ma non perché siamo degli idealisti, perché se no, cioè non è questione di essere appunto un'idea di idea da dover vendere qualcosa a qualcuno. Ma il problema ci tocca da tutti i punti di vista. Sotto il profilo lavorativo, sotto il profilo etico, sotto il profilo professionale, da qualsiasi punto di vista la cosa ci tocca e ce lo dobbiamo risolvere. E la tendenza è quella, i numeri sono quelli, in termini di sia, come dire, indagine giovanile, sia indagine a tendere. Ma ci sono altre cose ancora, eh? Altri studi per quanto riguardano la situazione di tipo scolare. Questa review, che è una review pubblicata e potete sicuramente eventualmente andarvela a cercare su PubMed, determina e sottolinea come l'attività fisica scolastica è assolutamente efficace, ma non sufficiente per migliorare lo stato ponderale dei ragazzi in età pediatrica. C'è bisogno di attività extrascolastica con un approccio multicomprensivo e quindi inserimento di attività fisica e extrascolastica ed attività educative. Quindi cosa significa con attività educative? Ci vuole qualcuno, in questo caso dobbiamo essere assolutamente noi, che facciamo assolutamente informazione, cultura su quelle che sono le insorgenze e di quella che è la problematica che è ingente adesso
Questo è il momento. Probabilmente questo è il momento anche perché la situazione ci crea un grado di sensibilità più alto. Altri studi. Questi sono, come potete vedere, studi condotti su un campione di 25 milioni di giovani. È uno studio, diciamo, veramente enorme di campioni. Tantissime analisi prese in considerazione. Vedete quello che succede? Qui abbiamo i cambiamenti di prestazione di tipo aerobico. Guardate cosa succede. Deplezione. Partiamo da un discorso, diciamo, di prima di incremento abbastanza elevato, per poi andare verso un'eterna deplezione della performance. E questo studio parte dai 1958, arriva fino a 20 anni fa. È vero, non è stato aggiornato, però le tendenze non credo che siano state così differenti, per un semplice motivo, che le abitudini che si stanno instaurando tendono a peggiorare la situazione, tendono a deteriorare ulteriormente il substrato di tutte le condizioni favorevoli per lo sviluppo e il movimento dei nostri ragazzi. E questo succede perché? Perché non creiamo qualcosa, non creiamo una situazione che possa essere professionalmente percepita come importante e determinante, e ovviamente mi ci metto dentro pure io, ci dobbiamo mettere dentro tutti, per un percepito di un problema che è qui da vedere, che va avanti da decine di anni. Guardate questo. Altri trend per quanto riguarda le performance di forza e potenza. C'è stato un primo incremento che ci ha portato dal 1960 fino al 1970, probabilmente determinato non soltanto da un discorso di tipo, come dire, ambientale barra, diciamo, barra culturale, ma soprattutto per un fatto che, essendo queste performance generalmente legate a dei sistemi di tipo meccanico, qui, in questi anni post-guerra, probabilmente l'alimentazione è aumentata, quindi si è passato da un livello magari più di depauperazione di quelle che sono le condizioni in generale di sostentamento, a un miglioramento generale che ha portato a un prepicco. Ma poi, piano piano, con l'incremento di quelle che sono gli agi delle nostre vite, ci porta a una deplezione che procede in via del tutto lineare, in una discesa, in una picchiata che ancora oggi probabilmente sta continuando in quel tipo di direzione lì. Quindi, composizioni corporee peggiori, stati di performance peggiori, condotti su un volume di campioni elevatissimo. Situazione pandemica, sicuramente situazione pandemica che peggiora perché riduciamo anche le strutture per poter accogliere il movimento. Questo ci deve far ragionare in maniera drastica su quelle che sono le nostre responsabilità. Ancora, sempre per quanto riguarda altri studi, ma sempre condotti più o meno sulle stesse, diciamo, modalità, sempre legate a quelle che sono la deplezione delle performance. Quindi tutto quanto ci porta a una stimolazione negativa del movimento che conduce a una problematica socioculturale
che ci metta ai margini. Che ci metta ai margini. Questa situazione qui è assolutamente centrale per quello che è il nostro lavoro, è il nostro intervento, è la nostra cultura, ma non soltanto in termini di, come vi dicevo, di lavoro, di professionalità, ma diventa una situazione mondiale, socioculturale. C'è bisogno ingente di persone con competenze di alto livello, consapevoli del problema, per poter far ognuno di noi una piccola parte per poter veicolare il messaggio. Se non ci pensiamo noi, nessuno lo farà. E lo vediamo tutti i giorni, oggi. Perché? Perché se guardiamo, le palestre restano chiuse, gli ambienti scolastici restano chiusi, lo sport di base non può praticare, campionati giovanili tutti fermi. Questa situazione ci porta, ci deve portare a ragionare e ci deve dare stimolo. Stimolo perché questo è il momento dove c'è un certo tipo di sensibilità a un problema salutistico. Noi dobbiamo farci veicolatori di questo messaggio per provare perlomeno ad invertire un trend. Ne abbiamo una responsabilità sotto il profilo di quello che è il nostro lavoro, sotto il profilo di quello che noi diciamo di essere la nostra passione. Non possiamo far finta di niente e pensare che qualcuno venga a risolverci il problema, perché non succederà. Quindi, chiudo con questo ulteriore riflessione che voglio condividere con voi. Il quadro sicuramente non è roseo, ma offre un'opportunità. In questo momento è un momento di grande cambiamento storico, lo viviamo tutti i giorni, continuiamo a dirci che c'è una nuova realtà, una nuova, come dire, una nuova normalità, e su queste nuove condizioni noi dobbiamo cercare di veicolare quello che è il momento per invertire o perlomeno rallentare quello che è un processo che è dettato da delle situazioni socioambientali, socioculturali che ci vedono messi ai margini. Se andate a vedervi, se ne avete voglia, i trend sportivi del 2021, moltissimi sono tutti attenzionati alla salute. Trend sportivi, non intendo dire generali, socioculturali, no, i trend sportivi sono tutti volti a un incremento della salute, salute ed esercizio fisico immunologia, aumento della risposta immunitaria in funzione di quelle che sono le condizioni dell'esercizio fisico. Quindi sicuramente il movimento è attenzionato, è il momento buono per progredire sotto il punto di vista strettamente socioculturale, prenderci quella che è la responsabilità di dare il nostro contributo, non pensando che sia qualcun altro che debba farlo per noi. Perché? Perché nessuno lo farà, e lo vediamo dagli studi che vanno avanti da decenni in una condizione di deflezione totale al di fuori del discorso pandemico. Il discorso pandemico può essere un pretesto per mettere alla ribalta quella che è una condizione negativa che ci caratterizza da anni. Questa è una delle condizioni umane. Cioè, nasce l'esigenza di muoverci
di muoversi per privazione. E qui le statistiche sono favorevoli. Intendo dire, molte persone in questo periodo storico, proprio perché non potevano uscire di casa, hanno deciso di iniziare ad allenarsi. E non dobbiamo pensare che sia un male che ci siano le applicazioni. Il problema è che dobbiamo poi sostenerle sotto un profilo tecnico, con un profilo di livello tecnico alto che permetta alle persone di ottenere risultati concreti sul campo, per far sì che questa situazione, nata da una privazione probabilmente, dall'impossibilità di potersi muovere, dalla noia se vogliamo, perduri nel tempo, per invertire un trend, per perlomeno darci l'opportunità di costruirci un mezzo, una probabilità di migliorare quelle che saranno poi le vostre condizioni di campo. Le mie ormai sono queste. È 20 anni che faccio questo mestiere e ormai la condizione è questa. E questo è il mio territorio di battaglia giornaliero. Però il vostro dovete iniziare a pensare, a ragionare in termini di miglioramento, in termini di posizionamento nuovo di quello che è il nostro profilo professionale. E lo facciamo con consapevolezze e lo facciamo con capacità. Capacità. Dobbiamo essere in grado di portare un nuovo livello di competenza sul mercato. Dobbiamo essere bravi a essere un prodotto indispensabile. Una categoria indispensabile come movimento. Quindi si torna sempre qui, abbiamo necessità di competenze. Questa è la verità. Dobbiamo essere talmente bravi da non essere ignorati dai mercati. Cosa che noi, quelli che siamo arrivati prima sul mercato, non siamo stati capaci. Voi che vi state costruendo oggi la vostra carriera, dovete essere talmente bravi da non essere ignorati. Dovete essere talmente bravi a veicolare il vostro grado di capacità tecnica da essere indispensabili. Criticità. Perché questo è quello che poi dice la scienza. Tutti sono d'accordo nel dire che il movimento è un fattore positivo alla prevenzione salutistica. Tutti quanti. Il problema è che poi noi non siamo capaci di far risaltare questa cosa. Perché? Perché siamo percepiti come dei trappoloni, come della gente che sono dei praticoni che mettono lì, fanno due cose, però alla fine il percepito è quello. Invece no, dobbiamo essere percepiti come professionisti di livello insostituibile. E per fare questo dobbiamo, uno, conoscere il problema. Adesso lo avete visto, lo guardate e ce l'avete in faccia. Due, costruirci un profilo professionale alto. Tre, veicolare il messaggio. Probabilmente in questo momento il mondo neanche lo sa che ci sono questi problemi, al di fuori del problema, ripeto, virale pandemico, al di fuori dell'insulto immunitario che stiamo affrontando giornalmente da un anno e mezzo a sta parte. Però esiste, è lì, da vedere, ed è colpa nostra se non riusciamo a metterlo in risalto. Quindi prendiamoci la responsabilità, prendiamo ogni sforzo che possiamo fare per poter indirizzare qualsiasi persona che viene in contatto con noi almeno alla consapevolezza del problema. Questo è importantissimo, almeno alla consapevolezza del problema. Sapere che non è una roba così che non ci tocca, che non ci sfiora, ci passa sopra le teste. Perché per il mondo è un problema di salute, per noi è un problema poi anche professionale, lavorativo, oltre che etico. Questo è fuori da ogni ombra di dubbio. Quindi, se vogliamo diventare dei professionisti seri, concreti,
toglierci delle soddisfazioni, sia sotto il profilo professionale, sia sotto il profilo etico, passionale del discorso, no? Non possiamo far finta che questa cosa non ci tocchi. Ricordiamoci sempre questo. Se non sei parte della soluzione, allora sei parte del problema. A noi la scelta di poter far sì che questo trend possa essere invertito. Basta, questa è una situazione, ripeto, era una credo che quando si cambia, siamo costruiti su cicli noi, no? Viviamo con dei giorni, minuti, secondi, anni, stagioni, ciclo sonno-veglia, cioè il DNA degli uomini è costruito sui cicli e l'inizio di un nuovo anno deve essere un momento di verifica. Che la situazione sia complicata lo conosciamo benissimo, però deve essere anche un momento per tirare le somme e capire a che punto stiamo. Ok? Ovviamente questa parte qui è una parte che non è oggetto di niente, di esame, di nulla, di valutazione, di niente. Però è un momento di riflessione importante per quello che è il vostro posizionamento professionale, che dovrà essere attendere quello che vi mette nel campo di battaglia, quello che vi deve portare a far passare quello che passa dai libri al campo. Studiate, impegnatevi in quella direzione lì. Sapere che avete quella responsabilità lì. Se non vi sentite sufficientemente motivati, se non vi sentite sufficientemente determinati, mossi da una reale passione per quello che fate, siete giovani, siete ancora in tempo per trovare qualcosa che vi appassioni di più e perseguite qualcos'altro. Ve lo dico spassionatamente. Se però ci credete davvero, prendetevi la responsabilità di fare il vostro per quello che è il nostro mercato, nostro lavoro. Va bene. Parliamo di tecnica, competenze, perché dobbiamo costruire competenze. E oggi facciamo una digressione su quella che è il pre-training o quello che viene chiamato volgarmente warm-up, il riscaldamento, la fase in cui avviamo l'attività e i corpi passano da una fase di stasi a una fase di preattivazione deputata poi alla condizione della performance, nel nostro caso della performance. Intanto mi piace chiamarlo più pre-training che non riscaldamento o warm-up, perché lo trovo più centrale. Lo trovo più centrale perché è una vera e propria fase di allenamento. Dobbiamo strutturarla, esserne consapevoli e vedremo interpretarla al meglio, perché è un momento ad alto potenziale. È un momento che può aiutare in via determinante il nostro gruppo di lavoro. Spesso questa fase è sottovalutata e trascurata, tante volte lasciata addirittura diciamo in autogestione, neanche presa in considerazione, in particolare su fasce di età medie e alte. Però questo tipo di approccio lo depaupera totalmente dal valore che può fornire. Inteso come? È un tempo di alta qualità. Perché? Perché è un momento in cui le persone, i ragazzi, hanno energia, perché sono all'inizio della seduta, ed entusiasmo, perché arrivano
con la voglia di muoversi. È il momento in cui noi abbiamo l'opportunità di inserire qualcosa perché abbiamo più attenzione da parte del nostro gruppo, da parte dei nostri ragazzi, da parte della nostra squadra. Se ragioniamo in termini non unicamente giornalieri, e quindi ipotizzando 15-20 minuti di riscaldamento a seduta, abbiamo un volume settimanale e mensile che diventa interessante. Quindi cosa significa? Se noi calcoliamo di fare, non lo so, 3 sedute a settimana, 4 sedute a settimana, non so, dipende da quelli che sono le categorie, le disponibilità, il protocollo, insomma, ognuno ha le proprie esigenze. Però nel peggiore nel più funesto, diciamo, dei panorami, almeno 2 volte a settimana la seduta d'allenamento si fa. Quindi avere a fronte di livello settimanale un 15-20 minuti di lavoro per seduta, se lo moltiplichiamo per 3-4 sedute a settimana, ci porta ad avere 45 minuti, un'ora di altissima qualità a settimana, che al mese ci porteranno ad avere 4 ore di attività ad altissima qualità. Quindi in 3-4 ore, disposte in 3-4 esposizioni alla settimana, possiamo senz'altro ottenere e ottimizzare qualcosa in termini di tempo, e non possiamo unicamente deputarla a una fase in cui cerchiamo di innalzare la temperatura cardiaca, scusatemi, la temperatura corporea, e aumentare la frequenza cardiaca. Dobbiamo targettizzare meglio, dobbiamo cercare di fruire meglio di quel periodo, ripeto, perché? Perché è un momento ad alta energia, ad alto entusiasmo e ad alta recettività. Quindi se inserisco qualcosa di qualità, il sistema riesce a percepirlo, rielaborarlo e condensarlo dentro di sé per stabilizzarlo e riproporlo nel tempo. E questo perché siamo ad alta recettività? Perché il sistema nervoso centrale è fresco, non ha subito stimolazioni o sovraccarichi, è totalmente lindo, tranquillo, pronto, recettivo a ascoltare gli stimoli che noi gli vogliamo andare a inserire. E soprattutto, se il warm-up fosse soltanto innalzare la temperatura corporea e prepararci a quello che appunto è il, diciamo, preparare il corpo soltanto sotto il profilo di risposta cardiovascolare e aerobica, di ossigenazione, la scienza dice che in 5-6 minuti, con attività ciclica a condizione moderata, noi raggiungiamo quello che è l'obiettivo, quello di scaldarci, tirare verso l'alto le condizioni di temperatura. 5-6 minuti di attività ciclica ci permettono di raggiungere quel primo target lì. E allora non ha senso, non avrebbe senso protrarlo più a lungo. Se lo protraiamo più a lungo, dobbiamo essere capaci di fruirlo in maniera più funzionale possibile a quello che è il nostro, a finalizzarlo più che altro e metterlo a disposizione di quello che è il nostro progetto metodologico. E quindi abbiamo quindi questa parte qui che è necessaria. Quindi un warm-up di 5-6 minuti, attività ciclica, intensità media, per far sì che la temperatura corporea si elevi e la frequenza cardiaca si adegui al nuovo stato di cambiamento.
Questo è quello che è quantificato in termini di attivazione. L'ho trovato questo studio qui, ma in realtà ce ne sono anche altri che fanno di fatto lo stesso tipo di immagine, che determina, che viene a certificare come da ogni grado di riduzione della temperatura interna corporea si possa associare una depressione del circa 3% della capacità di potenza erogata del treno, in questo caso inferiore. Però in realtà si può estendere tranquillamente a quello che è tutto il corpo. Quindi, temperatura corporea, un grado di temperatura corporea determina un grado meno, quindi se mi raffreddo internamente di un unico grado, perdo il 3% di wattaggio. Logicamente questa situazione ci deve far ragionare in termini assoluti. Quindi cosa significa? Se io ho una condizione, diciamo, di attivazione, cosa succede? Succede che non è soltanto una questione di viscosità del sistema, di rigidità del sistema, ma è proprio una questione di passaggio di informazioni più rapido, più efficiente, di capacità di condurre stimoli in maniera più adeguata, rapida, attraverso quelli che sono gli elettroliti, attraverso quelli che sono gli enzimi. Tutto il sistema trova giovamento da un passaggio di informazione più rapido, che permette, a parità di energia, quindi a parità di sforzo, di avere un risultato migliore. Ora, per raggiungere questo, quindi per far sì che le reazioni che siano catalogare sotto il profilo enzimatico, piuttosto che metabolico, piuttosto che endocrino, vengano rese più funzionali ed efficienti, basta 5-6 minuti di lavoro. 5-6 minuti di lavoro di attività ciclica condotta a intensità moderata media per far sì che questa parte venga migliorata. Non bisogna saltarla, perché sennò abbiamo una controperformance quantificata in circa 3% per grado perso. Quindi 5-6 minuti di parte ciclica generale. Attenzione, come al solito, questo, e lo so perfettamente che sapete che la parte generale l'avete studiata, la conoscete, la fate fare probabilmente, però un discorso è sapere e un discorso è conoscere il problema. Voi dovete avere capacità di capire il perché di quel che fate. E questo è il punto di questa parte che sono certo conosciate, ma preferisco sottolineare e rinforzare. A seguito di una parte di warm-up generale, abbiamo di certo una parte di mobilità articolare. Questo che cosa serve? Serve a lenire la rigidità del sistema stesso, a lenire la viscosità che viene determinata dallo stato di fermo, dallo stato di immobilità preventivo a quella che poi sarà l'attività fisica. Generalmente viene consigliato poco allungamento statico, con la classica tecnica Bob Anderson. Però ci sono dei pareri discordi. Intanto, già qui, quindi la letteratura fa un po' a botte, tra virgolette, perché ci sono delle situazioni in cui sembrerebbe che non crei così problematico, che non sia così problematica, la conduzione di uno stretching statico, altresì che confrontata a quelli che sono i riscontri da uno stretching dinamico e balistico.
onestamente sono situazioni di livello particolare, inteso come in particolare situazioni di età, diciamo di fasce di età adulte, in condizioni di diciamo di periodi di allenamento particolari. Se comunque andate ad approfondire in letteratura, trovate di sicuro delle parti che vi sostengono anche da questo punto di vista. Anzi, io vi inviterei a farlo per vostra conoscenza. Quindi non demonizziamo lo stretching statico, usiamolo con parsimonia, perché poi c'è un dato di fatto. Il dato di fatto è che se siamo indirizzati, come spesso accade in ambito sportivo, in attività dove i livelli di potenza, forza vengono richiesti in maniera massiva, l'allungamento statico cosa fa? Tende a aumentare la lassità tendinea e di conseguenza cosa succede? Succede che, essendo un tendine trasduttore di forza, essendo più morbido, più lasso, meno reattivo, trasduca peggio impulsi di forza. Banalmente possiamo dire, se facendo un esempio tra virgolette tra due palloni, se il pallone è più gonfio, rimbalza più in alto, restituisce in via elastica un prodotto, un rimbalzo più elevato, un potenziale energetico e cinetico più elevato. Se il pallone è più sgonfio, ne ripropone uno inferiore, uno minore. L'allungamento tendineo ragiona nella stessa maniera. Viene inficiato nel suo livello di performance da questo grado di eventuale mobilizzazione. Quindi una modellazione plastica in maniera importante cosa fa? Lo avvicina più al pallone sgonfio che al pallone gonfio. Quindi la rifrazione di potenza tendinea, di energia potenziale che può riproporre si abbassa. Logicamente, in termini di prestazione, questa cosa può essere negativa. Però vi faccio anche ragionare su un altro tipo di scenario. Se noi siamo di fronte a atleti estremamente rigidi, troppo duri, lasciatemi passare il termine di duro, a quel punto abbassare la viscosità potrebbe essere un fattore positivo per la performance del soggetto che stiamo andando a trattare. Ed è su questa base che la letteratura scientifica fa leva per sostenere anche la modellazione plastica, per sostenere anche lo stretching statico. Di contro, però, parlando di media, parlando di, diciamo, situazione non particolare ma generale, è evidente come lavorare su uno stretching di tipo più balistico, sulla mobilità articolare, su una situazione più integrata, possa essere favorente il raggiungimento di ROM articolari richiesti dalla prestazione in frazioni di tempo più adeguate al modello di performance. Quindi siamo sempre al solito discorso. Posso essere in grado di fare la spaccata in maniera lenta e controllata, ma non è come fare la spaccata in salto per aria. Posso essere in grado di raggiungere gradi articolari molto profondi, ma un discorso è raggiungere quei gradi articolari molto profondi in unità di tempo molto brevi. Questa è la grande differenziazione tra le due scelte metodologiche. Il target resta sempre quello, però. Ridurre la viscosità. Sappiamo che, indipendentemente da quella che sarà la nostra scelta di metodo in questo frangente, l'obiettivo deve essere ridurre la viscosità.
Quanto? Quanto mi è necessario? Quanto è necessario al mio atleta per essere in condizioni di lavorare in maniera sicura ed essere in condizioni di lavorare in maniera performante? Questo è quello che ci siamo appena detti, cioè quindi dobbiamo essere in grado di preparare il sistema ad elongazioni repentine, se sono previste, e il tutto viene raggiunto altresì in 5-6 minuti di ulteriore lavoro localizzato. Poi è ovvio che sarò più focale se su un distretto piuttosto che un altro in funzione di quella che è la prestazione che dovrò andare a conseguire. Però l'idea è questa. Scelgo il metodo in funzione di quello che è l'obiettivo, in funzione di quello che è il soggetto, per targettizzare al meglio l'obiettivo di ridurre le aderenze, di avere un movimento più fluido, facile, semplice e immediato. Per fare questo abbiamo una sommatoria di 5-6 minuti ulteriori, quindi abbiamo 5-6 minuti di attività ciclica che abbiamo visto essere determinante per i livelli di potenza, 5-6 minuti di attività di mobilità articolare per far sì che ci sia un riscontro sotto il profilo della viscosità, cioè ridurre il quantitativo di viscosità proposto. Ci restano normalmente altri 5-6-8 minuti per raggiungere quella quota di 15-20 minuti di warm-up che possiamo impiegare, e in questo frangente abbiamo raggiunto quello che è il termine, l'obiettivo generalizzato di questa prima fase, il warm-up, il riscaldamento. Abbiamo però ancora 7-8 minuti dove il sistema nervoso centrale è ancora molto reattivo e può essere utile investire su alcune capacità che a tendere possono migliorare le qualità sport specifiche dei nostri atleti, dei nostri ragazzi. E che cosa si dovrebbe fare? In prima cosa bisogna contestualizzare. Qual è il momento in cui dobbiamo affrontare la nostra prestazione? E siamo a dover capire quali sono le condizioni della giornata stessa in cui stiamo praticando, in funzione di quelli che possono essere la nostra programmazione. Quindi ci attende un allenamento molto impegnativo, molto duro, un allenamento molto, molto leggero. Arriviamo magari da un allenamento molto impegnativo, molto duro o molto leggero. Abbiamo delle situazioni ambientali, fa caldo, fa freddo. Abbiamo un contesto, siamo in un allenamento all'inizio della settimana o siamo prima della gara più importante della stagione? Tutti questi fattori saranno caratterizzanti quello che andrà a determinare la scelta metodologica a seguire della parte di warm-up generale e di mobilità a seguire. E oltretutto abbiamo un discorso di biodisponibilità. Quindi, in queste condizioni, programmazione, ambiente, contesto, gara, allenamento, quello che è, quali sono le condizioni generali dello stato fisico dei miei ragazzi, del mio atleta, della mia squadra? Matchando questi parametri, dobbiamo decidere quali sono i target che vogliamo conseguire. La slide precedente, questa qui, Michele? E questa qui, quella che volevi vedere? Perfetto. Poi ve le do tutte, come al solito, queste slide. Quindi,
Dicevamo. Ops. Dicevamo. Monitorare quelli che sono i fattori che incidono sul contesto diventerà focale per scegliere quelli che sono i tre main target che potrebbero essere, diciamo, sviluppati con successo in questa seconda parte del pre-training. E i tre target sono mobilità, prevenzione, coordinazione o agilità e velocità. Ve li faccio rivedere. Mobilità, prevenzione, coordinazione, agilità e velocità. Secondo voi, perché selezionerei questi tre main target e non altri? Perché parliamo di, ripeto, mobilità, prevenzione o coordinazione o agilità e velocità? Ovviamente ne scelgo in funzione di quelle che sono le situazioni, come ci siamo detti, ma perché proprio questi frangenti qui scelgo. Almeno queste sono normalmente le mie scelte, eh? Se ne potrebbero fare delle altre. Secondo voi perché? Perché faccio ricadere la scelta lì? Qualcuno ci prova? Dai, qualcuno che si butti e ci provi a dirmi perché. Ok. Marta dice, allora, alcuni fattori che vanno ad influire di più sulla performance e sul gesto tecnico. Fattori fondamentali. Sì, e sono giuste come idee, però perché scelgo quello? Certo, sono indispensabili, hai ragione, però perché secondo voi scelgo quello? Ragionate in termini di momento dell'allenamento e condizioni in cui sono i ragazzi o le persone, ecco. Ovviamente cerco di fare qualcosa che sia utile per l'allenamento stesso, no? Però intanto abbiamo già capito che se dobbiamo fare solo l'innalzamento della temperatura corporea e riduzione della viscosità, 10 minuti, 12 minuti al massimo, in funzione di quella che per esempio è la temperatura dell'ambiente e il sistema è belle che. Bravo, bravo Gabriele. Questo è il punto. Sono situazioni che richiedono massima freschezza del sistema nervoso centrale. Quindi capite che lavorare su alcune situazioni di scelta determinata per quanto riguarda mobilità e prevenzione, coordinazione e agilità e velocità, se io non vado nel momento in cui il sistema è iperfresco, iperrecettivo, super pronto a incamerare gli stimoli, rielaborarli e stabilizzarli, di fatto vado ad allenare un'altra cosa. Di fatto vado a, tra virgolette, buttare via sudore. Cioè, se io devo fare un lavoro metodico, buono sulla velocità, io devo andare a farlo nel momento in cui sono al massimo delle mie condizioni. Perché? Perché se non sto facendo il massimo delle mie condizioni, quindi ho il serbatoio pieno di energia, il mio stimolo alla velocità non sarà. Diciamo che, anzi, il mio outcome, quello che ne esce fuori, quello che viene fuori dalla mia prestazione, non sarà il mio reale potenziale.
se sono già affaticato, il sistema non erogherà il massimo grado di velocità, il massimo grado di elongazione, il massimo grado di coordinazione, il massimo grado di agilità del sistema stesso. Quindi sarò su un sistema submassimale e non caverò il massimo in termini di riscontro da quello che è il metodo che sto applicando. Quindi non allenerò, lasciatemi passare il termine, la velocità massimale, ma quella submassimale, portando quell'esempio. Quindi la scelta, e questi sono tre target sportivi, ma in realtà poi ragionando su quello che è il momento, ragionando su quello che è il progetto, potete decidere di avere altri target che sono importanti per voi sotto il profilo neurale da acquisire, da inserire in quella fase lì, in quel momento lì. Tenete sempre in considerazione quali sono il main target, quali sono il quadro generale del problema. Però l'obiettivo è proprio quello, inserire un'attività dove il sistema nervoso centrale possa essere super fresco e possa essere condizionato a un miglioramento che mi dia un riscontro positivo a tendere. E per questo ci indirizziamo su questi tre main goals: mobilità, coordinazione e agilità. Quando inseriamo la mobilità? Beh, intanto, se siamo reduci da competizioni o da sedute d'allenamento a volumi importanti. Errore di battitura. Quindi, che cosa significa? Probabilmente, se abbiamo fatto il giorno prima, due giorni prima, una gara importante, un allenamento pesante, cosa succede? Succede che avremo dei postumi. Succede che avremo una condizione di ridotta capacità funzionale, magari. Saremo ancora in una fase in cui non avremo ancora realmente compensato lo stimolo precedente. Quindi cosa significa? Significa che le performance saranno leggermente al di sotto di quelle che sono lo standard. Andare alla ricerca di un nuovo reach di stimolo può portare a due grandissime, diciamo, casistiche. Una situazione che viene definita di overreaching, quindi uno stimolo importante che perdura più a lungo nel tempo, oppure attendere in situazione, diciamo, l'overreaching in acuto, oppure l'overtraining in cronico. Nella sindrome da overtraining in cronico. Quindi, a forza di non permettere al corpo di supercompensare, il sistema si depleta sempre di più, fino ad avere uno stato di necessità di stop totale, pari a una condizione di infortunio, per poter compensare il volume di stimoli a cui è stato assoggettato. Però, se noi arriviamo in maniera consapevole, dopo un periodo importante di stimolazione del soggetto, dei ragazzi, in maniera molto aggressiva in termini di volumi, e incanaliamo, mandiamo verso un'idea di prevenzione piuttosto che di mobilità, e tempo ben investito nel momento giusto, in quel momento corretto, perché? Perché non andiamo a inficiare ulteriormente la funzionalità del corpo, ma allo stesso tempo sfruttiamo quella che è la freschezza del sistema nervoso centrale perché siamo all'inizio della seduta. Questo è il motivo logico con cui strutturiamo questo tipo di risposta. Può essere un buonissimo momento per costruire una ristrutturazione di tipo fasciale. L'abbiamo visto sulle lezioni costruiti sui modelli preventivi, che uno stimolo ripetuto
anche a livello, diciamo, di costanza, reiterato, seppur non traumatico in ripetizione singola, induca un ispessimento del tessuto connettivo che riveste i muscoli e cosa fa? Inspessendo la fascia, inspessendo il tessuto connettivo, questo ne riduce la mobilità, ne riduce la funzionalità e va prevenuto. Perché? Perché a forza di inspessire, di indurire il sistema, la rigidità può essere troppo elevata e può incorrere in un punto di rottura, se sollecitata. Questo momento, dovuto al fatto che provenendo da un'attività magari intensa, da un allenamento intenso, da una gara pesante, sono in una fase appunto di sistema nervoso centrale, e ve lo ripeto per sottolinearvelo sempre, di freschezza, di reattività, inserisco un discorso di ristrutturazione fasciale, quindi lavori con il foam roller, lavori col massaggio fasciale, lavori con le varie componenti che vanno a scindere la fascia, vanno a ristrutturarla secondo quelle che sono le condizioni, le capacità che abbiamo già visto prima e che comunque dovreste conoscere a riguardo delle caratteristiche, e da questo tipo di ristrutturazione dovrei attendere avere una struttura più performante. Abbiamo poi dei lavori che possono essere dei protocolli di prevenzione selettiva dei distretti principali per quanto riguarda alcuni aspetti, sempre a livello di supporto di articolazioni, qualità e via dicendo, quindi sempre deputate a uno stato di livello di prevenzione infortunio, ricordandoci sempre che se il corpo è più affaticato, se il corpo è meno performante, è già più esposto. E poi abbiamo anche dei discorsi di livello propriocettivo. Perché? Perché, come si è già visto, anche in questo frangente, in particolare se parliamo di prevenzione degli arti inferiori, il sistema nervoso centrale è molto sollecitato, dispende molta energia nella gestione di quei gradi di stabilità, e soprattutto se parliamo appunto di superfici instabili, ci portiamo ad avere un peggioramento delle prestazioni di potenza, un peggioramento di prestazioni di elasticità, di reattività tendinea, e a questo punto, se siamo indirizzati ad avere un riscaldamento, un warm-up, un pre-training votato alla mobilità, probabilmente è perché abbiamo in programma un allenamento pratico più leggero. Probabilmente potremmo avere un allenamento più tecnico individuale, se vogliamo, meno agonistico, meno con una minor richiesta di impatto sotto il profilo prestativo performante della squadra, del ragazzo, degli atleti. Ora, a questo punto, tutto quanto volge in un quadro, diciamo, più a 360 gradi, in una gestione più mobilità prevenzione rispetto a una gestione prestativa, incremento, stimolazione ulteriore per avere uno step over di performance e di adattamento del corpo. Quindi, valutando quelli che sono appunto le situazioni ambientali, le situazioni generali di contesto, scegliendo quello che è un'idea più votata al, diciamo, recupero di energie, possiamo investire in maniera proficua questo frangente ad alta qualità per conseguire degli stati che ci possano, in acuto, quindi nel giorno stesso, permettere di recuperare, e in cronico, quindi nelle sedute future, avere comunque delle stimolazioni che sono positive per quello che è l'incremento totale del progetto di allenamento della squadra dei ragazzi.
Però abbiamo anche detto, il contesto è tutto. E se dovessimo arrivare invece da un momento dove siamo più rilassati, magari arriviamo da un periodo di stop, di pausa, dove le energie sono molto elevate, abbiamo avuto il modo di recuperare tutti quelli che sono stati gli sforzi precedenti e siamo in un buono stato di forma. Che cosa possiamo fare? È comunque utile doversi indirizzare verso una parte preventiva? Ma forse mi indirizzerei più verso qualcosa di implementazione prestativa, come i vostri colleghi, alcuni di voi, avete sottolineato, sono fattori che influenzano la performance e sono fondamentali in qualsiasi allenamento. Quindi, nel momento in cui sono pronto ad accettare nuove stimolazioni, allora mi indirizzo verso questo tipo di target. E come ci siamo già detti, lo facciamo perché? Perché abbiamo una richiesta di sistema nervoso centrale reattivo. Abbiamo dei parametri assolutamente concatenati tra loro. Perché? Perché coordinazione e agilità sono di fatto la stessa cosa. Soltanto che la coordinazione non ha una idea deputata e integrata con la velocità stessa. La coordinazione è l'agilità è semplicemente coordinazione più velocità. I parametri viaggiano insieme. Non è funzionale avere un atleta unicamente veloce, a meno che non parliamo di performance, quelle che vengono definite in centimetri, grammi, secondi, cioè quelle dell'atletica leggera, di performance pura. Cioè non mi serve a niente avere un atleta veloce se poi non è in grado di fare un cambio diverso, un cambio di direzione o di fermarsi o di arrestarsi in funzione di quello che il gioco sportivo ci impone. Non è neanche utile avere un atleta ipercoordinato, iperbravo nel movimento, super attento nelle sue condizioni, se però poi è troppo lento per poter performare. Mi è utile, mi è funzionale se ho un atleta che è agile, che condensa una condizione di ottima qualità di gestione del corpo, dei segmenti, quindi coordinativamente parlando un buon grado di gestione e puntualità nelle risposte, coordinata a degli stimoli di rapidità, velocità, di picco alti. E devo saper allenare entrambe. Devo essere capace di inserire gli stimoli corretti nell'ordine corretto per poter far sì che il prodotto finale sia ottimizzato, sia di un livello superiore dell'impulso che avevo inserito in precedenza, sia che quando finisce sia effettivamente più agile, non soltanto nella mia idea. E come si fa? Beh, poi oltretutto questi parametri restano sempre ottimi lavori di attivazione per la seduta di allenamento, che a questo punto sarà per forza intensa. Se arriviamo da un periodo di riposo e abbiamo la possibilità di allenarci, quel giorno lì probabilmente ci attenderà un allenamento importante, un allenamento di incremento delle prestazioni. E in particolare, altro discorso un po' più ad ampio spettro, è che questi stimoli, microstimoli, 6-8 minuti, possono essere sufficienti per essere utilizzati come richiami a mesocicli dedicati. Allora,
Siamo concordi nel dire che la velocità è importante, siamo concordi nel dire che l'agilità è una cosa importante. Allora, nel momento in cui l'andrò ad allenare in via specifica, devo avere le idee chiare e fare quello e battere sopra su quel discorso lì. Ma tante volte, essendo questo aspetto talmente focale all'interno di sport di squadra, di sport open skills, avere l'opportunità di richiamare in questo piccolo frangente di attivazione pre-allenamento, però in maniera, come dire, strutturata, metodica, precisa, con dei parametri, non facendo fare le robe, lasciatemi passare il termine, a caso, giusto per far sudare un po' di più ed essere pronti alla prestazione. Aver ben chiaro in testa questo percorso ci permette di ottimizzare anche il mesociclo dedicato a quello che sicuramente si fa. Se è una cosa importante, sicuramente la si allena in maniera dedicata. Però avere l'opportunità di richiamarla settimanalmente, 2-3 volte, con qualità, con la reattività del sistema nervoso centrale, sicuro ci permette uno stimolo più stabile e più importante. Questo è un grosso valore, questa è una grossa opportunità di cui, se vogliamo allenare in un certo tipo di aspettativa di risultato, dobbiamo sicuramente tenere in considerazione. E come si fa? Parliamo un attimo di parametri, di situazioni, di capire quali possono essere i riscontri che vogliamo avere e determinare. Dobbiamo applicare gli stimoli in sequenza, come li leggiamo qui. Cioè, quindi, prima partiamo dai lavori di tipo coordinativo, poi passeremo a dei lavori di agilità, quindi a questo punto siamo indirizzati verso dei lavori di cambi di direzione, scalette, quello che più vi viene in mente a riguardo di questi diciamo, col termine agilità stretta, tutto quello che implica un grado coordinativo applicato a un certo tipo di rapidità. E poi, in ultima istanza, ci focalizziamo su quella che è la velocità di base, quindi l'implementazione della capacità dello stimolo assoluto, della capacità che possiamo ricondurre a un discorso più di tipo condizionale che non coordinativo. Dobbiamo fare lavori di qualità. Dobbiamo fare lavori di qualità intesi come, se alleni la velocità, come ci siamo già detti in precedenza, dobbiamo essere capaci di applicare massima velocità stessa. Quindi dovrò essere pronto, fresco, reattivo, sotto tutti i punti di vista, per arrivare al massimo del mio potenziale. Così come, se ne parliamo di wattaggio, quindi di potenza, dovremmo essere altresì in grado di esprimere tutto quello che è il nostro potenziale. Essendo un'attività di estrema qualità, lavoro di qualità, passiamo dal gesto più complesso al più semplice per incrementare la velocità esecutiva. Ripeto, passiamo dal gesto più complesso al più semplice per incrementare la velocità esecutiva. Prima mi concentro su dei discorsi coordinativi più complessi, più mi tendo a traslare verso condizioni di agilità e velocità, tanto più la richiesta coordinativa dovrà essere semplice. Quindi, se facciamo un percorso
a ritroso dobbiamo immaginare che più lo stimolo, più la gestione è complessa, più dovremo per forza ridurre la richiesta coordinativa e innalzare la capacità condizionale. Quindi essere capaci di fare veloce un gesto più facile. Tempo di esposizione, 4-6 secondi di esposizione, tempo di recupero in rapporto 1 a 10. Questo secondo voi perché? Perché non si va oltre i 4-6 secondi e bisognerebbe stare su un rapporto di 1 a 10? Secondo voi? Qualcuno? Quattro, sei secondi di esposizione, 10, rapporto 1 a 10 per il recupero. Sì, però spiegamelo giusto, Simone, va bene? Sì, ok, giusto, ok, però perché 4, 6 secondi e non 10, 12? Che cosa succede fisiologicamente in quel frangente? Dove stiamo andando? Cioè, se passo la classica soglia, quella che viene definita la soglia dei 9 secondi, che cosa succede? È giusto, è quello che dite. Si dà sempre il massimo e si va a lavorare su un recupero completo. Però se parlo di recupero vuol dire che c'è un'energia spesa. Perché si abbassa la prestazione però? Scavare, scavare, cercare di costruirvi. Cambia il metabolismo, giusto, ma che cosa succede? Dove stiamo? Allora, in prima partenza così, un tutto fuori così, perché poi, allora, siamo sull'idea che buttiamo tutto fuori, no? Facciamo 5-6 secondi di sprint, se vogliamo, no? Benissimo. 5-6 secondi di sprint, dov'è che vado a pescare l'energia? Da dove mi arriva? Da dove mi arriva l'energia? E poi, qual è il sistema energetico, no? E poi cosa succede dopo? Perfetto. E poi dopo che succede, quindi? Inizio ad accumulare lattato. No? Inizio ad accumulare lattato. Noi dobbiamo andare a allenare la velocità massima. Cioè il potenziale massimo del soggetto. Ora. Questa è una regola d'oro di base. Lattato e velocità sono antagonisti. Più cresce il lattato, più si abbassa la velocità. Siamo d'accordo? Benissimo. Se io sto andando a ricercare il picco massimo di qualità, io dovrò stare fuori dalla soglia del lattato. Dovrò stare fuori sicuramente dalla deplezione, cioè concentrarmi unicamente sul ripristino fosfocreatinico delle risorse che ho lì in pronta disponibilità, non dover iniziare a produrre acidosi. Se inizio a produrre acidosi, gli sprint non sono più massimali, quindi sto allenando un'altra cosa, quindi sto focalizzando la mia attenzione su un altro principio. Non vado più a lavorare su quello che è uno degli obiettivi, la qualità. Ok? Mi avete seguito su questo passaggio? È importante, eh? Fondamentale. Se no, è una roba da trafficoni, se no è una roba da praticoni, se no è una roba da gente che ci prova, nel senso che facciamo ancora 5 sprint in più, e no. E no. Quello è sudare, è un'altra roba. Cioè, allenare è questo, allenare è sapere perché faccio una cosa in attesa di avere un riscontro. Quindi, ricordiamoci sempre, se noi cerchiamo velocità, proprio quella pura, ricostruita in maniera
più selettiva possibile. E poi di fatto questo non può essere l'allenamento alla velocità, questo deve essere il richiamo alla velocità. Avrò fatto dei frangenti dedicati per incrementarla, dovrei averli fatti. Ora, qui abbiamo tutto quanto quello che possono essere dei parametri per andare a strutturare un richiamo sensato a quello che è l'attivazione. Quindi, cosa c'è di meglio di un'attivazione che mi porta al massimo della mia prestazione in termini condizionali? Velocità massima. Non mi accumula acidosi, perché non, se lavoro bene sui parametri, sono pulito appena finito la fase di attivazione e sono super pronto, tra virgolette, anche da quel punto di vista lì, senza aver accumulato fatica. Mi sono allenato a inserire e a rinforzare una, come dirvi, una skills, cioè la velocità, in termini di abilità, che devo aver già allenato di sicuro, però posso aiutare a stabilizzare nel tempo ed è sicuramente positiva, e l'avete detto anche voi, è fondamentale all'interno di uno sport. Capite che tutta questa formulina molto semplice, scusami, come richiamo, quante serie di esposizione? Ecco, questa è sempre questo è sempre un po' il discorso del volume totale. Allora, volume totale, voi fate conto che quando, ricordiamoci sempre che siamo sul massimo grado di qualità, quindi normalmente sono calcolate tra le 6 e le 10 serie in capacità allenante. Quindi, quando normalmente, in funzione di quelle che sono le caratteristiche degli atleti di velocità, si fanno fare dalle 6 alle 10 serie, e che come si fa a decidere se sono 6 o sono 10? Si guarda il cronometro. Cioè, si guarda la distanza percorsa. In 6 secondi, se prima facevi 20 metri e adesso ne fai 15, la tua velocità di base è calata, quindi a questo punto il problema è che non stai più andando ad allenare la velocità massima. 6-10 serie. In una fase di riscaldamento, 3-4 serie sono più che sufficienti. Attenzione, non è obbligatorio sprintare e basta. Si possono fare altri tipi di riscontri. Si possono fare, per esempio, lavori pliometrici, saltelli in stiffness, salti in lungo, da fermo. Lavori di agilità, sempre deputati in questi termini di rapidità di esposizione, quindi 4-6 secondi. Non è obbligatorio fare tutto sempre. Diciamo che in termini di volume si parla di 3-4 serie, in termini di tempo di esposizione 4-6 secondi a fronte di 3-4 serie. Questa slot ti fa quei 6-7 minuti che ti mancano per concludere il riscaldamento e finalizzarli a un obiettivo concreto, tangibile, di miglioramento. E questo è un po' il discorso, no? Cioè, avere metodo di implementazione da inserire all'interno di un momento in cui viene sottovalutato, viene gestito in maniera più approssimativa per far qualcosa di più, per far qualcosa di meglio per quelle che sono le nostre squadre. Quindi, ricapitolando rapidamente, fase di warm-up generale, fase di mobilità specifica, la scelta del metodo di mobilità è in funzione di quelle che sono le condizioni, quindi sia dei soggetti sia dei ambientali. Abbiamo
i primi target che sono ridurre la viscosità e aumentare la temperatura. Poi facciamo un'analisi di qual è il percorso, da dove stiamo arrivando e in che condizioni siamo. Scegliamo se andare da una parte, intendo dire mobilità e prevenzione, se siamo in un periodo di reaching, siamo sovraccarico di stimoli e dobbiamo ancora supercompensarli, e allora andiamo a fare qualcosa che sia deputato più al recupero, ma comunque funzionale all'incremento in cronico dei nostri ragazzi, oppure se siamo in una fase dove possiamo dare degli forti stimoli e allora ci andiamo a indirizzare in termini di coordinazione, agilità e velocità per far sì che possano essere dei richiami positivi a dei mesocicli che avete già fatto. Questo può essere un progetto sensato per fruire al massimo del sistema nervoso centrale più reattivo e più capace di incamerare gli stimoli. Se non c'è domande, dubbi, perplessità a riguardo, passerei rapidamente a una parte tecnica. Questa parte c'è bisogno di ripetere qualcosa? Se c'è qualcosa, scrivetemi o parlate, ditemelo e lo ripetiamo. Se non c'è niente, guardiamo le ultime tre slide per quanto riguarda la parte tecnica e chiudiamo per oggi. Direi che non c'è domande, dubbi, perplessità. Va bene. E guardiamo l'ultima cosa sotto il profilo di tipo tecnico di oggi. Allora, questo l'avevamo già visto in termini dell'ultima lezione prima della pausa natalizia, prima delle feste. È semplicemente una ricapitolazione di una performance di giocatori, giocatrici in funzione dei vari parametri. Abbiamo una serie di percentuali in funzione di un totale di colpi. Questo ci serve per oggettivare delle performance. Ora, se parliamo di sport di performance pura, quindi quelli che ci siamo detti prima, no? Grammi, metri o secondi, è molto semplice valutare le prestazioni. Se parliamo di giochi sportivi, ormai la capacità di leggere prestazioni e dare dei pesi ai gesti che non siano quelli di ampio rilievo, cioè inteso come se prendiamo in analisi anche un altro sport che può essere, facciamo finta, il calcio, ci sarà qualcosa che passa tra tirare in porta, tirare fuori o segnare per dare peso alla prestazione di un attaccante. Ci sono dei parametri che sono dei parametri, come dire, arbitrari ma oggettivi per valutare quello che succede in campo. Più siamo bravi a oggettivare, più saremo capaci di leggere la prestazione in maniera univoca senza implicazioni soggettive fondamentalmente. Cioè guardiamo quella prestazione e agli occhi di tutti quanti gli osservatori dovremmo raggiungere un risultato univoco in funzione di quella che è quello che succede realmente. Il problema è che bisogna oggettivare i vari frangenti della prestazione, cioè bisogna dargli di fatto un peso. I pesi sono, come vi dicevo, arbitrari, ma conclamati, oggettivi. Oggi, vedete, per esempio, in questo frangente qui, se ci focalizziamo su questo discorso di attacco, vediamo come il numero 1
fatto un attacco, ha fatto un punto con il 100% di positività. Significa o ho avuto a disposizione un tentativo o ho segnato un punto. Qui abbiamo però invece il numero 3 che ha avuto 23 tentativi, realizzato 9 punti con il 39% di positività e poi ha subito una murata e ha fatto un errore. Vedete che qua ci sono 23 colpi, però qua sono segnati 9 punti più una murata subita, quindi sempre di questi 23 attacchi totali. Qui ne abbiamo 9 che hanno fatto punto, uno che è stato murato e uno che probabilmente ha tirato fuori o in rete. Qui ci sono segnati solo 11 palloni sui 23. E quindi dove sono? Che cosa è successo negli altri 12 palloni? Quindi qua ci sono 23 tentativi, qua ci sono quelli che sono discriminati, abbiamo una positività, quindi quanti punti ho fatto sui tentativi, ma gli altri 12 palloni, come li valutiamo? Altro esempio, qui abbiamo in realtà già determinato su quello che andremo a vedere adesso sulla ricezione, dei tentativi, quindi ricezione, 14 ricezioni, 12, scusami, due errori diretti, quindi ho sbagliato il pallone due volte, ho subito un punto per due volte. Poi abbiamo fatto il 50% di una ricezione perfetta, l'80% di ricezioni positive. Che cosa significa? Quali valori, come ho fatto a determinare queste percentuali? Come ho fatto a oggettivare questa prestazione? Ora, adesso vi mostro, questi ultimi 2 o 3 minuti, come vengono costruiti questi parametri, in base particolare oggi sulla ricezione. Abbiamo diverse zone, immaginate qui la squadra in campo, arriva il servizio dal campo avversario, io colpisco il pallone e cerco di passarlo al mio palleggiatore. Il mio palleggiatore ha diverse zone diciamo, di possibilità, cioè il pallone potrebbe finire ovunque nel campo o al di fuori di esso. Più però arriva in zone limitrofe a quello che è l'area di competenza di intervento del giocatore, più il mio intervento in termini qualitativi, intendo sempre di ricezione, sarà stato positivo. E qui potete vedere, abbiamo una zona che viene definita più più, segnata col cancelletto, che significa perfetta. Quindi significa che se ricevo un pallone e la zona in cui arriva la mia ricezione dopo il rimbalzo è questa qui arancione, viene chiamata ricezione perfetta. Abbiamo una zona blu che viene segnata col termine più e viene chiamata zona di ricezione positiva. Abbiamo poi un'altra zona più grande ancora, dove vediamo che c'è la definizione del punto esclamativo. Quindi ogni volta che ricevo il pallone, se la palla finisce nella zona rossa, verrà definito con punto esclamativo. Se la palla finisce in zona blu, con il più. Se la palla finisce in zona arancione con il cancelletto che significa doppio più.
queste zone fanno sì che poi si arrivi a un totalone che ci dice come sono andato. Io mi segno ogni singolo colpo, ogni singolo colpo viene pesato, dalla pesa della valutazione di ogni singolo colpo avremo poi una valutazione generale del fondamentale. Quelle che abbiamo visto sono le zone in cui il pallone può arrivare, ma poi può arrivare anche dappertutto, qui no? Nelle zone bianche, posso sbagliare, quindi la palla arriva su di me e il mio rimbalzo è negativo e finisce fuori. Quindi l'azione finisce. Come vengono chiamate queste varie condizioni? Abbiamo quindi una ricezione che viene definita perfetta, che permette l'organizzazione di tutte le opzioni d'attacco da parte del palleggiatore senza farlo muovere. Zona arancione. Abbiamo una ricezione positiva. Seppure il palleggiatore deve spostarsi, permette ancora l'organizzazione di tutte le opzioni di attacco. Adesso poi parliamo un attimino di che cosa significa organizzazione delle opzioni di attacco. E poi abbiamo una zona esclamativa. Seppure la ricezione a cavallo delle linee dei 3 metri, la gestione avviene con il palleggio. Quindi anche se la palla finisce qui, il giocatore può ancora palleggiare il pallone. Non deve fare, per esempio, un bagger per passarlo a un suo attaccante. Quando parliamo di opzioni di attacco, schema di attacco, è quello che abbiamo visto all'ultima situazione, all'ultima lezione prima della pausa natalizia. Più la palla si distacca dalla zona del campo, più è difficile servire uno schema di attacco. Perché? Perché soprattutto sugli schemi veloci ho bisogno di avere una ricezione molto vicina alla rete e che permetta la perfetta intesa tra gli interpreti, quindi tra il palleggiatore e l'attaccante. Più la palla si stacca, più mi ritroverò a dover giocare una palla più alta, più morbida, da servire ai miei attaccanti laterali. Questo si intende quando si parla di ricezione che permette tutte le opzioni di attacco. Quindi abbiamo queste zone che sono, diciamo, tutte zone determinate, come vi ho mostrato sul campo, che vengono pesate con quei dati simboli. Però poi ci sono tutte le altre opzioni. E ad esempio abbiamo una ricezione negativa che obbliga la squadra all'uscita di palla alta, quindi non permette alla mia squadra di mettere in campo uno schema di attacco. E abbiamo poi una ricezione slash, dove la palla, una volta impattate le braccia del ricevitore, ritorna nel campo del battitore, quindi esce dal mio campo, resta in gioco, ma va direttamente nel campo della squadra che ha servito. Poi abbiamo una ricezione meno, che viene definita come errore. Questi sono i palloni che fanno terminare l'azione, quindi prendo una ricezione il cui rimbalzo va fuori dal campo e non è più possibile gestirlo in via positiva dai componenti della mia squadra. Quindi, ricapitolando, queste sono le condizioni positive per l'intervento del mio palleggiatore. Doppio più, perfetta, più positiva, punto esclamativo, a cavallo della linea dei 3 metri, palleggiando, quindi può ancora fare un palleggio da sopra la testa. Tutto quello che finisce al di fuori di queste zone e non permette
di essere gestito con uno schema d'attacco, diventa una ricezione negativa, quindi non ci permette più di fare una opzione d'attacco, nessuno schema, o una ricezione slash, dove la palla ritorna nel campo del battitore, oppure una ricezione meno meno, quindi c'è un errore. Dalla somma e dal peso di tutti i fondamentali, di tutte le azioni eseguite, si arriva poi a un quadro generale di valutazione dell'atleta, in funzione di quelle che sono state le sue performance su tutti i colpi, che ci determina non solo la sua percentuale di positività, ma una percentuale che vedremo verrà definita di efficienza. Però questa la approfondiamo in un'altra maniera. Ora, per adesso prendete queste cose e iniziate a digerirle così. Iniziate a capirle così. Cercheremo di approfondirle perché oggettivare la prestazione è un'esigenza di qualsiasi sport. Dobbiamo, per poter allenare, avere dei riscontri su quelli che sono gli andamenti. Tra l'altro, poi ci sarà anche la possibilità, ve ne parlerò poi in separata sede, di avere un approfondimento per chi lo volesse fare, totalmente gratuito, da parte di una persona che mi ha chiesto, cioè mi ha fornito di fatto l'opportunità di proporvelo, l'opportunità di approfondire quella che è la tattica oppure lo studio del match analysis, che viene definito match analysis, nelle varie discipline sportive, in particolare sulla pallavolo, perché lui è una persona che lavora in campo sia nazionale che internazionale nella pallavolo, ma in particolare vorrebbe fare un discorso più ad ampio spettro. Comunque ve ne parlerò più avanti. Per ora prendete questa idea: l'esigenza è di oggettivare la prestazione. Per oggettivarla devo conoscere i parametri di riferimento. Questi sono quelli che generalmente vengono forniti per oggettivare il fondamentale del bugger di ricezione. Il bugger di ricezione è quello che abbiamo già detto all'inizio del nostro percorso, è susseguente al servizio avversario. Basta. Partiamo da qui. Domande, dubbi, perplessità? Magari ci sarà bisogno, per chi è del campo, magari è più assolutamente più semplice, però magari per chi è approcciato ad altri sport dovrà guardarsi in maniera un pochino più approfondita. Però penso che possiate ragionarla e digerirla abbastanza in maniera agevole. Se non ci sono ulteriori domande, altre situazioni, altre condizioni, io vi saluterei. E ci vediamo ancora la prossima settimana, prima della pausa esami, e ovviamente resto a disposizione per eventuali domande, dubbi, perplessità che dovessero insorgere anche durante la settimana con i canali canonici, tramite mail e quant'altro. Direi che possiamo salutarci, vi auguro una buona giornata, buon appetito e ci aggiorniamo la prossima settimana. Buona giornata!